darei il benvenuto. Ecco, è già qui con noi la signora Mela Fonchi. Buongiorno, Mela, sì, buongiorno, Mela. Sì, Fonchi. Mela, è il suo nome Mela Fonchi? No, Mela Fonchi, è un invito. Teniamolo come nome, se non le dispiace. Sì, che un nome, Fonchi, Fonchi come la musica, Fonchi. Ah, Fonchi, quindi è il suo nome. Fonchi, lasci stare. Allora, senta, ci posso andare del tuo, è un problema, io sono Alessandro. Ma che piacere, anche perché piacere. Che bell'uomo che sei, Alessandro. Beh, grazie, molto gentile. Ma sai che sei sputato a cosa? Cagnaman. Cagnaman. Ah, Cagnaman. E io Cagnaman, sì, è vero. Però vecchio. Ecco, grazie per Cagnaman e grazie anche e soprattutto per il vecchio. Ma di niente, ma poi guarda che tripudio di pelo che c'hai sul musetto. A me uomo babbuto sempre piaciuto, Ale. Come si diceva, grazie. Allora, vogliamo dire ai nostri spettatori che tipo di tutorial sono i suoi, di che cosa si occuperà e quale sarà quello che ci farà vedere questa sera. Esatto, sì, dunque, dicevo, io mi occupo di studiare come utilizzare in modo, cioè in maniera avversa. Sì. Tutte quelle quintalate di scorte di puttanate che avete accumulato durante la pandemia, cari amiche a casa, che vi siete messi in casa tutti quei sacchi da 50 kg di tachipirine, che avete razziato le farmacie, i supermercati, è mio la tachipirina, lasciala, no, feccia, carogna, l'ho vista prima io, bagaccia, tu sputo. Mela Fonchi, mi perdoni, quindi lei ci dice come riutilizzare questo materiale un po' che si è accumulato? Certo, ma mascherine. Mascherine, sì. Le mascherine, le chirurgiche. Le FFP2, FFP3, FFP4, quella quella culo da macaco che abbiamo dappertutto, nelle sacocce, nella macchina, sotto il cuscino, nella borsetta, ste cacchia da mascherine che poi l'elastico sotto ciglia, attorno al rossetto, taglia unghie, chiave da casa, mascherine, carogna, ritorna nella fogna. Tutto a posto, Mela Fonchi? E molto molto altro. Anche termometri a pistola. Sì, quelli a raggi infrarossi. E certo, poi ci sono anche i Saturnmeter. No, cosa sta facendo lei? È John Travolta. Ma non era egiziano. I saturimetri intende lei? Certo, saturimetri, ecco, esattamente. Quindi lei ci racconta come poter riutilizzare questo materiale accumulato durante la pandemia che speriamo di non dover più usare, giusto? Certo, esatto. Ecco, e quale tutorial ci farà vedere oggi a tal proposito? Allora, oggi, cari amiche, io vi insegno, voce del verbo insegnare, certo. Come si fa? Come costruire con le mascherine FFP2 un bellissimo tanga. Un tanga? Per il vostro amichetto, marito, fidanzato, quella pedecchia che vi tenete accanto, giusto perché non ci avete cuore di lasciarlo solo nel suo tugurio. Ma un tanga, ha detto? Anche che sei nato ieri. No, però mi fa strano. La mutanda, quella che si infila nella foglia di Sant'Andrea. Ma non è la foglia di Sant'Andrea. Sì, sai, quei mutandini che fanno gli uomini sexy. Beh, che ci metti gli euro infilati. Ma io non ci metto gli euro infilati. Non ci metto gli euro. Viva loca. Vabbè, allora ci può mostrare come fare? Ecco, sì. Perfetto. Cari amiche, prendiamo una mascherina. Sì. Però. Sì? Perché le FFP2? Perché? Ecco, perché è importante, uno può sbagliare. Perché le altre? Sì. Che ci fai? E non lo so, perché... È molliccia! E quindi? Non ci sta niente! Scappa tutto di lato, una che di brutta qua, immagine. Una di là! Cos'è, un'anguilla? Guarda che bella! È bella, sì, ma... Il suo beccuccio importante, sì? Che sarà riempito di grandi cose, grandi importanti... Vabbè, a seconda di chi ha le altre. Che non sono né il carisma né la sensibilità, ecco. Va bene. Sì, ma come fare dunque, cari amiche? Brava, come fare? Ecco, allora, metti qui, mascherina, spiani bene. Sì. Poi, togli il filo. No? Sì, va tolto il filo. Esatto, lo fai passare da dietro. Perché poi dopo, certo, serve. Poi vai, pratico, lei. Poi fai anche un colpo di trapano. Ecco, sì. Ecco col trapano qua, usa. Ecco qua. Guarda,
guarda, ti faccio vedere il prototipo. Vieni qua, Sergio. Che Sergio? Sergio, Sergio, credo. Sergio, ecco, vieni. Ma chi? Oh, oh, oh. Ma non si vede la faccia, signora? Che cazzo te lo vedi? Ci metti il cuscino. No, non si può. L'importante è il prodotto. È proprio bello il prodotto, sì. L'importante è il prodotto. Vedi qua, vedi qua. Che, sì. Qui davanti che ci metto quello che ci può mettere. Vabbè, e ci mette del suo, insomma. Ah, carestia, mi ricordo, guarda. Però, no, ma non ce la faccio però, vedere. Ma cos'è? Tante volte dietro. Ma cosa c'ha dietro? Tu fai vedere questo simpatico modello. Triceratopo, cioè? Ignorando latino tri, sembra un po' un triceratopo della... Va bene, no, il modello no, lasci stare il povero niente, Sergio. Va bene, io la ringrazio signora Melafonchi per il suo bellissimo tutorial e un grandissimo abbraccio e solidarietà al povero a Sergio.